Insomma, il nostro giudizio è che è stato che il Pescara ha perso la partita, forse quella dove ha giocato contro una squadra di grande livello e forse in maniera più organizzata. No, ma noi in maniera più organizzata, in queste partite che abbiamo perso comunque il confronto l'abbiamo sempre retto anche stasera, poi ci mancano alcuni piccoli dettagli perché puntualmente commettiamo degli errori che paghiamo pesantemente, viceversa non riusciamo a approfittare invece di errori di posizionamento da parte degli altri perché facciamo scelte sbagliate, ci sono state 3-4 situazioni importanti fra primo e secondo tempo, dove sul campo aperto, accompagnando l'azione, abbiamo sbagliato la scelta rientrando e andando a giocare contro il muro difensivo, e lì è una situazione in cui veramente saremmo arrivati davanti al portiere. Poi la squadra ha fatto una buona partita, la gara è stata decisa da un episodio sfortunato su cui abbiamo comunque commesso un errore Alla persa di Pompetti. nella distribuzione, perché attraverso anche gli aspetti negativi alcuni ragazzi come Pompetti, che ha grandi qualità, devono imparare che bisogna essere produttivi, perché lì la palla la stavamo facendo circolare, bisogna giocare con quelli davanti, o si conclude l'azione, è inutile prendersi dei rischi, ma anche se tutto sommato eravamo piazzati, però è chiaro che loro sono ripartiti. Quando commetti quel tipo di errore dai sempre la possibilità di ripartire, ma puoi giocare anche con 3-4 centrocampisti, ma è il gesto tecnico che non va bene. Però complessivamente abbiamo fatto una buona gara, non credo che abbiamo dimostrato di essere inferiori a loro. Anzi, c'è stato proprio nel momento in cui abbiamo subito gol, tanti momenti nel secondo tempo in cui loro si erano spenti, la partita la stavamo controllando, un attimo prima avevamo creato due o tre situazioni, compreso il break di Drudi, la palla di De Marchi che abbiamo sbagliato l'ultimo controllo, eravamo più pericolosi di loro, poi l'episodio, anche maldestro, anche sfortunato. Unito al gesto tecnico ci ha fatto perdere una partita dove non c'era neanche più il tempo poi per recuperare, anche se ci abbiamo provato fino alla fine. Questa è un'analisi che io condivido, Auteri, e le volevo chiedere intanto un aspetto tattico, se ha chiesto lei a Cancellotti e a Nzita di non andare tanto ad accompagnare Galano e Dursi, soprattutto Nzita a sinistra. No, ma sa che succede? Che qualche volta quando lo fanno non ricevono palla, come 2 o 3 volte in situazioni in cui abbiamo fatto le percussioni uscendo fuori con Galano, Rizzo e Cancellotti hanno accompagnato. No, loro devono accompagnare l'azione, ma l'hanno fatto. Molte volte gli esterni nell'accompagnare l'azione dipendono anche da chi tiene palla davanti. Se c'è un appoggio importante davanti l'esterno guadagna spazio, però lo hanno fatto, un po' meno Nzita, ma Cancellotti è partito. Certo che lo possiamo fare anche di più, ma questo dipende dalla circolazione della palla e dagli appoggi che ti danno davanti. Gli esterni partono a colpo sicuro, hanno la possibilità di andare a accompagnare l'azione quando c'è un appoggio davanti. Io le faccio un'ultima domanda da parte mia e le chiedo, con la Reggiana a più 11, Modena e Cesena che sono comunque avanti, come si può provare ad essere quantomeno pericolosi per le zone alte? Qual è la chiave? Perché i numeri parlano chiaro. Ma adesso noi dobbiamo fare le giuste analisi. Abbiamo perso 3 partite contro 3 squadre che sono davanti a noi. Probabilmente nelle 3 gare non siamo stati sul piano della prestazione assolutamente inferiori a loro, però le abbiamo perse, per un motivo o un altro le abbiamo perse. Evidentemente abbiamo dei difetti su cui dobbiamo lavorare, che dobbiamo migliorare, perché poi questo tipo di partite e questo tipo di campionati non basta fare la prestazione, essere consistenti come noi abbiamo anche dimostrato di essere stasera, ma sono i piccoli dettagli poi che fanno la differenza. A volte gli equilibri vengono alterati da un calcio piazzato perché c'è equilibrio, poi quando si alterano gli equilibri cambia la partita, l'inerzia della gara. Stasera è un delitto aver perso questa partita perché in quel momento era proprio in mano nostra, la stavamo controllando con personalità e con autorevolezza, però poi siamo incappati in un errore che abbiamo pagato a caro prezzo. Ultima proprio da parte mia è sulle ultime tre giocate in campionato, mi riferisco Siena, Olbia e oggi, con il centrocampo a tre il Pescara ha concesso 2 gol, 1,5 gol, diciamo così, invece prima c'erano dei numeri completamente negativi, oggi Drudi e Ingrosso hanno giganteggiato, soprattutto Drudi, è questa la base di partenza per il futuro del Pescara, i tre Sì, centrocampisti? ma si può I numeri giocare, lo sì, dicono. ma lo dicono i numeri, ma i numeri possono dire anche tante altre cose, che ad esempio abbiamo creato un po' meno, abbiamo concretizzato ancora meno, in campo non si sta in un modo statico, i numeri bisogna farli, bisogna dirli, però poi il calcio è un gioco di movimento. Io stiamo seguendo questa strada perché in questo momento
in mezzo al campo stanno bene, avendo recuperato i giocatori, però è chiaro che dobbiamo migliorare anche la pericolosità, perché questo è fondamentale. Tante volte non riusciamo ad aggredire come eravamo in grado di fare prima, e quindi fare dei break. Stasera l'abbiamo fatto 10 volte su 50 possibilità di farlo, e dobbiamo alzare questa possibilità. Una domanda, una per Auteri, che deve lasciarci, Massimo. Sì, velocemente. Infatti, come diceva il mister, insomma, diciamo che il Pescara sembra che giochi adesso un po' con il freno a mano tirato, cioè una squadra ordinata che probabilmente a cui manca un po' di coraggio, no, se vogliamo. Quando lei dice bisogna muovere velocemente il pallone perché manca questo nella proposta di gioco? No, ma sa cos'è? Che in questo momento, rispetto a prima, 20 metri di campo in tantissime situazioni li perdiamo, ecco, perché scelta, perché è un modulo diverso, perché poi trovi di fronte squadre come il Cesena, che uscivano nel gioco praticamente con due più un esterno, con i due centrocampisti molto bassi, per cui se vuoi portare un'aggressione importante, alta, devi portare almeno una parità numerica. Non sempre siamo riusciti a farlo stasera, ma è normale, perché loro ad esempio neanche loro l'hanno mai fatto con noi. Non è che sono riusciti a farci un break alto nella nostra distribuzione del gioco o sono riusciti a frenarci. Quindi da questo punto di vista la partita è stata equilibrata. Noi non abbiamo fatto una brutta gara, abbiamo fatto una buona gara. Purtroppo in questo momento anche gli episodi non sono positivi e fortunati nei nostri confronti. L'ultima, Auteri, come si torna a essere pericolosi nelle zone alte? Lavorando, migliorando e continuando a fare quello che abbiamo fatto, migliorando alcuni aspetti che giocando in questo modo abbiamo perso rispetto a prima, quindi la capacità di aggredire, di scalare bene le posizioni, di mantenerci anche alti. Questa era una nostra caratteristica. Poi, siccome il calcio è una conseguenza, perché se recuperi palla alto vuol dire che sei più predisposto ad attaccare la porta avversaria, o perlomeno lo fai da una zona di campo diversa rispetto a una posizione di partenza più bassa. Questi aspetti qui dobbiamo migliorare, poi dobbiamo migliorare alcune prestazioni individuali, perché sembra che in questo momento, insomma, anche chi subentra subisca un po' questo impatto, incida poco nella partita. Non mi riferisco chiaramente a Clemenza, che ha giocato pochissimo, però ad esempio De Marchi poteva fare meglio, perché in quel momento c'erano tanti spazi, avevamo la possibilità anche di fare break, ma abbiamo anche avuto una situazione importante dove, non sbagliando il gesto tecnico, probabilmente saremmo passati in vantaggio altre volte, in cui avremmo dovuto dare la palla con maggiore semplicità.